Ciao ragazzi ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Toggames, sono sempre Domingo, oggi andiamo a parlare di Diego, il nuovo Jungler che sarà disponibile in server live il 21 gennaio, probabilmente fra qualche giorno sarà già disponibile su PB e quindi ci farò sicuramente un video. Andiamo a parlare delle sue abilità. Allora, la sua passiva gli permette di rubare il corpo dei nemici morti. Se Diego, se Diego uccide un campione nemico o partecipa a una kill, può rubare il corpo di un champion avversario. Rubando il corpo di un champion avversario, andrà a curarsi di una parte della loro salute massima e in più potrà usare gli oggetti, gli attacchi e le abilità di questo campione, tutte le abilità tutte le abilità tranne la Suprema. La Suprema resterà quella di Viego ma Viego potrà usare la sua abilità gratuitamente quindi senza nessun costo. In più possedendo un campione nemico se si muove verso un champion avversario riceverà un bonus alla velocità di movimento. Questa era la passiva. Andiamo a vedere la prima abilità effettiva di Viego la Q ha sia un'attiva che una passiva. L'attiva Adesso andiamo a vedere, è un affondo che Viego fa con la lama del re in rovina. E in più la passiva cosa gli permette di fare? Allora, gli attacchi di Viego infliggono una percentuale della salute attuale del bersaglio come danni bonus su colpo. Quando Viego attacca un nemico che ha da poco colpito con un'abilità, l'attacco colpisce due volte. Invece di infliggere i normali danni, il secondo colpo assorbe salute del bersaglio. Quindi il secondo colpo non farà danni normali, ma assorbirà salute del bersaglio. Ma applica gli effetti su colpo e può emettere e può mettere a segno un colpo critico questa passiva resta attiva durante la possessione quindi possiamo usare questa passiva anche mentre siamo um, sostanzialmente nel corpo di un champion nemico la seconda abilità ovvero la w come funziona? Vigo carica questo pugno d'ombra che uh, va a stordire e danneggiare l'avversario. Lo stun, Il tempo di stun aumenta con il tempo di carica del pugno, ma il tempo di carica del pugno non aumenta né la gittata del dash né il danno inflitto all'avversario. La terza abilità è quello che sembra la cosa più sbroccata del kit. Come funziona? Sostanzialmente, Vigo va a evocare la nebbia delle isole dell'ombra questa nebbia va a circondare tutte le pareti o meglio un, una parete la circonda completamente simile eh, molto simile alla suprema di chiana comunque viecomete si trova in questa nebbia aumenta la velocità di movimento e la velocità d'attacco e diventa um, invisibile ovvero uh, va in mimesi la Mimesi è, è uguale sostanzialmente alla W di, uh, di Senna o anche la Mimesi di Twitch. Ha un range, se l'avversario entra in questo range... Ovviamente, Viego uh, viene visto, non è l'invisibilità di, uh, di Shaco per dire. La Suprema, Vigo si trasporta verso un campione, farà danno in base alla salute mancante dell'avversario e respinge via i campioni nemici. Ovviamente, lanciandosi su un nemico, va a bogussare il campione con salute più bassa. Questa era la Suprema di Viego, ovviamente farà danno bonus in base alla salute mancante. Del bersaglio questo video è tutto, questo è Raviego. Io vi ricordo che mi trovate anche su Twitch come domingo-tg su Instagram, comunque trovate tutti i link in descrizione per quanto riguarda i miei social e anche per quanto riguarda le playlist con tutte le guide che trovi sul canale. il canale è più interessante, vi invito a iscrivervi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da domingo.